scelte le vedrete quando la squadra scende in campo. Chissà. È entrato da pochi giorni, vediamo. E si è allenato da 2 giorni per bene, perché doveva recuperare, doveva, ha fatto un lavoro a parte, con la squadra si è allenato 2 giorni. È rientrato Hjalmar a disposizione, è successo, è recuperato da domenica, ma ancora non ha una condizione fisica per poter giocare tutta la partita. Mi sembra basta, no? Non mi viene in mente altri giocatori, non mi vengono in mente. Io penso che è una squadra forte. Se guardiamo l'organico che hanno, secondo me dopo le 6 grandissime sono subito loro insieme al Southampton le più forti. È una squadra, non lo so, i motivi per i quali non hanno fatto ancora di più di quello che hanno fatto, ma secondo me stanno facendo un buon campionato, e se il divario dalle grandissime non è, dalle grandi, dal sesto posto, non mi sembra così lontano, quindi è una squadra difficile da affrontare, basta, da rispettare totalmente. Ma dipende, questa statistica la vorrei verificare, non mi sembra che siamo, io penso, Cross, se lo dice lei vedremo, perché va valutato se è un calcio d'angolo, se è un free kick, dipende cosa dici, cioè, le statistiche vanno lette in un altro modo e mi garberebbe verificarle, dato che non mi interessano nemmeno più di tanto. E l'unica cosa che posso dire è che abbiamo preso troppi gol sul calcio d'angolo e abbiamo lavorato su questo anche questa settimana. Sono i famosi particolari che noi bisogna migliorare. Come occasioni durante la gara, come domenica, ne concediamo poche. E credo che la squadra, ripeto, se gioca come ha giocato l'ultima partita, io sono contento. Dobbiamo essere anche più cattivi davanti. Abbiamo creato 7-8 palle gol, non facciamo gol, ne facciamo uno solo. Questo bisogna lavorarci, ma io guardo la prestazione complessiva, che è stata superiore a quella dell'avversario. Non sempre potrà andare male se giochiamo così.